Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. In apertura i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare. Terme di Montecatini verso il concordato in bianco. Aree interne, più interventi per il patrimonio edilizio in abbandono. Fondi per sostenere progetti rivolti ai giovani. Alta velocità, il progetto per la stazione Medio Etruria. Hospice di Arezzo, interrogazione della Lega. Una istanza di concordato preventivo è la linea comunicata a Palazzo del Pegaso dall'assessore regionale alle infrastrutture digitali e all'innovazione Stefano Cioffo in merito alle terme di Montecatini, al fine di scongiurare il pericolo di fallimento della società. Sul tema si è sviluppato il dibattito in aula. Abbiamo preso atto della comunicazione che l'assessore ci ha fatto, rendendo il consiglio edotto del fatto che è intervenuta un'istanza di fallimento e quindi cambia anche lo scenario, per cui è necessario mettere in campo una procedura che consenta di salvaguardare il patrimonio e quindi andiamo verso il concordato. Io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF, cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione, dare continuità a servizi, valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del tettuccio e di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa. Questo lo si fa a questo punto nell'ambito di una procedura e siccome sono intervenute anche interessi vari come quello, la disponibilità della Fondazione Caripit a acquistare un immobile e la disponibilità dei ministeri a lavorare insieme ai soci per garantire il salvataggio della società, vorrei che questi obiettivi venissero conseguiti attraverso un lavoro comune, quindi non dando noi soluzioni e ricette ma lasciando che la Giunta valuti insieme al socio comune e agli altri partner è la strada migliore da seguire, ripeto, per garantire che la proprietà pubblica del tettuccio venga messa in campo, venga conseguita, venga garantita, ma con una strada chiaramente che deve essere condivisa fra tutti e con un ruolo che certamente la Regione avrà. Dar seguito all'impegno di acquistare lo stabilimento termale Tettuccio nel più breve tempo possibile è quanto richiesto da una proposta di risoluzione illustrata dalla prima firmataria Luciana Bartolini. La risoluzione è stata respinta. Il centrodestra chiede che ci sia che sia avviato un concordato. Per avviare un concordato però occorrono delle basi solide. Per questo motivo noi chiediamo alla Giunta, come promesso anche dal Presidente Gianni in campagna elettorale, che acquistino il Tettuccio, uno stabilimento di valore storico-architettonico indicibile, che è giusto che rimanga in mani pubbliche. Questo perché? Perché la Giunta regionale ha acquistato tantissimo, a partire dall'ex Maier e altre strutture, e a noi ci sembra che l'acquisto del Tettuccio sia, diciamo, doveroso da parte della Regione Toscana, ma non solo per salvaguardare la città di Montecatini in generale, anche perché siamo entrati a luglio scorso a far parte dell'UNESCO, come ha detto il Presidente Gianni, l'ottava perla della Toscana. Quindi ci sembra appunto che politicamente potrebbero, se volessero, fare questa acquisizione. Inoltre c'è da dire che se non lo facessero si andrebbe veramente al fallimento. La maggioranza oggi anzi è costretta, come dicevo, a venire in consiglio con una comunicazione perché lo scorso dicembre hanno bocciato gli emendamenti presentati dal sottoscritto che chiedevano di eliminare dal documento di finanza regionale l'obbligo di scioglimento e liquidazione della società, che era sostanzialmente una strada l'unica all'epoca che avevano scelto e portava diritto al fallimento. Noi invece ritenevamo che, e oggi i fatti ci stanno dando comunque ragione, che ci potessero, ci debbano essere altre strade, fra cui il concordato, ma potrebbe anche essere altre ipotesi, e che ovviamente non vada bloccata l'attività attuale degli stabilimenti aperti, perché altrimenti sarebbe un danno incalcolabile di immagine per la città di Montecatini e per la Toscana e sarebbe un danno per l'occupazione e per l'indotto. Quindi la nostra richiesta è ovviamente quella dell'accoglimento, dell'impegno finalmente ad acquistare il Tettuccio. La posizione nostra è di forte critica perché si arriva oggi a una non soluzione dopo anni di crisi non affrontate. La politica non si è dimostrata capace di gestire una situazione difficile, non ha avuto una visione
imprenditoriale, ma non ha nemmeno saputo affidarsi a delle persone capaci di risolvere il problema. E quindi ci siamo trovati di fronte negli anni ad affrontare offerte di società non meglio identificate, di offerte irrevocabili d'acquisto senza nemmeno l'assegno allegato, e non si capisce veramente come si continui a procedere su questa linea. Il problema grosso è che intorno alle terme di Montecatini è legata alla produttività e all'economia di un'intera città, di un intero territorio, e questo rende ancora più colpevole e più ingiustificabile l'atteggiamento della Regione Toscana. Noi abbiamo presentato un atto, una proposta di risoluzione per dare delle idee, perché è ovvio che il mondo è cambiato in seguito al Covid, ma era già in atto un cambiamento già da prima. Le terme, come erano state pensate nel dopoguerra, non sono più attuali, quindi va pensato a un nuovo sviluppo economico dell'attività termale, non soltanto per Montecatini. Al centro dei lavori anche il tema delle aree interne, con il Consiglio regionale che ha approvato una proposta di risoluzione che impegna la Giunta a proseguire nelle iniziative volte al sostegno di questi territori della Regione Toscana. Noi abbiamo adesso una fase molto importante, si parla del PNRR, ma in realtà c'è una programmazione ordinaria che l'Unione Europea sta trattando con le regioni, e così come ci sono anche altri elementi di programmazione dei prossimi anni. Noi abbiamo nelle aree interne, cioè zone dove bonus 110, bonus facciate non attaccano perché non c'è attrattività, c'è un patrimonio edilizio, in particolare quello privato, in parte quello pubblico, ma soprattutto quello privato, che si deteriora, perde di valore, e ci sono problemi di abbandono ormai non solo nelle aree montane ma in quelle collinari. Probabilmente gli strumenti che abbiamo messo in campo a livello nazionale finora sono buoni dal punto di vista del recupero del patrimonio edilizio esistente, ma non sfondano rispetto al tema dell'abbandono del patrimonio, soprattutto privato, in queste aree. E quindi noi dobbiamo, rispetto a questo, nei nostri strumenti di programmazione e anche a livello nazionale, mettere in campo una proposta mirata su questo aspetto. La nostra proposta di risoluzione chiede semplicemente di porre al centro di questo mandato l'attenzione sulle aree interne, però dal punto di vista fattuale, quindi non soltanto attraverso la narrativa che ascoltiamo in aula, ma attraverso la possibilità di impostare risorse maggiori con interventi mirati, con attenzione a quelle che sono le molteplici difficoltà che esistono nelle aree interne, tra cui quella del recupero e la funzionalizzazione del patrimonio edilizio. Pensare che su 3 anni, come dal documento del DEF, siano destinati soltanto l'1,7% delle risorse ci ha preoccupato e ci ha spinto sostanzialmente a lavorare nella direzione di questa proposta di risoluzione, perché per noi il problema delle aree interne è centrale, non è un problema che sta fermo, ma è su un piano inclinato dove ogni giorno sostanzialmente c'è un'erosione sotto il profilo dei servizi al cittadino, quei servizi che sarebbero essenziali a una comunità per svilupparsi. E quindi la nostra attenzione voleva rimarcare questo aspetto, chiaramente in una chiave costruttiva, cosa che ha portato, di concerto con le altre forze politiche all'interno della Commissione e del Consiglio regionale, ad un'approvazione unanime del nostro testo. Spazio anche ad iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Abbiamo pensato di destinare una somma importante di 2 milioni ad una serie di attività destinate alle giovani generazioni, cioè ragazzi e le ragazze, bambini e le bambine, che sono i più colpiti in questi 2 anni di pandemia, colpiti soprattutto in quel sentimento di appartenenza alla collettività che si matura proprio negli anni della preadolescenza e dell'adolescenza. Per noi adulti 2 anni possono essere una parentesi in vite lunghe, ma per loro 2 anni sono un tempo lunghissimo nel quale ci si struttura come individui, si strutturano le relazioni più importanti. Ecco, la pandemia li ha fortemente penalizzati e ha pregiudicato il senso di appartenenza ad una comunità di cittadini e cittadine. Noi vorremmo che con attività culturali, sostegno all'educazione civica, progetti di inclusione, anche corrispondenti ad investimenti in parchi e giochi inclusivi per i comuni, si potesse sollecitare e far sentire una voce che fortemente
fortemente richiama al fatto che intorno a loro c'è una comunità che li pensa, che li custodisce e nella quale sono inseriti, perché noi rischiamo che l'isolamento anche fisico che tanti ragazzi, ragazze e bambini hanno subito pregiudichi appunto un senso civico di appartenenza a comunità che invece hanno dimostrato nel senso di coesione e nel riuscire a lavorare insieme, a riflettere insieme sui problemi, di avere una risorsa importantissima. Ecco, noi vorremmo che questo fosse presente nei nostri cittadini e cittadine più giovani. È una legge importante che riguarda, che utilizza fondi della Regione Toscana, del Consiglio, per dare un'opportunità ai giovani per creare spazi di forme di aggregazione, loro e autonoma, una forma di socialità. Era opportuno dare un'opportunità a tanti ragazzi che in questi anni hanno sofferto della pandemia, hanno sofferto della impossibilità di avere una relazione sociale. Questa è una legge che consente alla loro fantasia, alla loro progettualità di diventare e di approparsi di luoghi pubblici, delle loro relazioni, in rapporto ai comuni che potranno avanzare delle richieste per partecipare a un bando di 15.000 euro ciascuno, o poi in autonomia al Consiglio regionale mediante una propria azione di promozione nei territori. Il fine sarà mettere insieme i ragazzi, dare loro processi di autogestione, utilizzare spazi pubblici, ma soprattutto rideterminare, rigenerare nuove forme di socialità e di aggregazione. Credo che sia una legge innovativa, importante, che allo stesso tempo può andare anche a finanziare iniziative artistiche, culturali, sociali, di promozione anche musicale, ma essenzialmente il fine ultimo era la volontà dell'Ufficio di Presidenza e oggi anche del Consiglio regionale di mettere insieme i ragazzi. La consigliera del Partito Democratico, Lucia De Robertis, è intervenuta sul tema dell'alta velocità, riprendendo il dibattito che nei giorni scorsi si era riacceso sulla stazione Media Etruria. Sì, si sta andando un po' in ordine sparso. L'interesse naturalmente per il territorio è quello di portare una stazione così chiamata Media Etruria, insomma, che si fermi nel nostro territorio. Alcuni anni fa furono fatte delle verifiche da parte anche della Regione con gli operatori del servizio, i gestori delle linee dell'alta velocità. Fu detto da allora, e andrebbe riverificato, che non era redditivo, che non c'erano i numeri, che non era conveniente per il gestore fare questo tipo di fermata. Quindi allora io credo che, al di là di andare in ordine sparso, alcuni sindaci della Val di Chiana vedono la potenzialità di sfruttare i fondi del PNRR per farlo in Val di Chiana. Ho letto recentemente che il sindaco di Arezzo invece vorrebbe riproporla l'Olmo, credo che l'abbia detto in Consiglio Comunale, se non erro. Io credo che il territorio debba fare cartello in questo senso. Io mi farò promotrice di una richiesta all'assessore Baccelli di riverificare con i gestori se ci sono le potenzialità. Una volta che ci sono le potenzialità decidiamo dove fare la stazione, ma prima bisogna capire se la stazione si fa, se no si illude i nostri cittadini e davvero si va a inseguire delle chimere che non arriveranno mai. Continua a mantenere i riflettori puntati sull'ospice di Arezzo il consigliere della Lega Marco Casucci, che torna sulla costruzione della nuova struttura della sanità aretina. Sostanzialmente il nodo oggi è quello delle risorse, perché a una mia interrogazione è stato risposto che è stato chiesto il finanziamento alla Regione Toscana da parte della ASL. Sappiamo che quelle risorse dovrebbero peraltro arrivare da Roma. Noi chiediamo che tutto si renda il più trasparente possibile, perché devono essere effettuate le procedure in modo tale da agevolare la realizzazione dell'ospice, che nella nostra città è quanto mai importante. Ho sempre detto che un vero e proprio hospice è una priorità per Arezzo e torno ad insistere sul tema anche della creazione della cittadella della salute in area Pionta vicino al San Donato, ecco, per riqualificare una zona e soprattutto per dare ulteriori servizi agli aretini, che certamente meritano una sanità più efficiente. Per quanto riguarda poi oggi il tema del mantenimento ad Arezzo della direzione del Dipartimento Oncologia, ho appena protocollato una interrogazione, perché noi vogliamo che Arezzo venga potenziata dal punto di vista sanitario e che non perda nessun servizio e nessuna direzione, perché questo è fondamentale per far sì che la nostra città possa avere la sanità che si merita. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.